Ancora ottimo il turno di battuta di Giannelli. Vediamo se Mosic. Altissimo Mosic appoggia solo di là, ma c'è Colaci. Giannelli per Lepon. Guarda lì. Che fiammata. Ancora grande difficoltà in ricezione. La gran voce sostenuto dai propri tifosi. Leon scaglia ancora un servizio che mette in difficoltà Liaskov per la battuta, palla in palleggio sul campo ravennate per una conclusione in pipe che al centro del campo ravennate da parte di Vilfredo Leon, che sta dire Laurenzano su quello che è il movimento a muro che ha fatto la via. Nel frattempo qui c'è un altro servizio vincente e poi un grande attacco di Leon che sventa sopra tutti. C'è qui serve un grande attacco di Wilfredo Leon che non ha problemi contro il muro di Bertoli. Vediamo il suo servizio, zona di conflitto, ci arriva Colaci. Giannelli si gira per Leon, ancora lì, ancora fortissimo, ancora altissimo, set point Perugia. Quel momento vediamo di rabbia, c'è tutta la rabbia che ha in corpo, trasformata adesso. Classico cambio di fine set, da forte da Laurenzano, precisione precisa, Sbertoli per Micheletto, c'è il grande muro di Perugia che vale. È vero che è una caratteristica di questo palleggiatore Bertoli che poco primo tempo con le riduzioni doppio più, il primo tempo gioca con le riduzioni un po' staccate, ma sta veramente continuando. Continua la sua serie di battute, va forte stavolta da Colaci. Giannelli per Leon, in cattiveria risolve questa, si rifugia alla soluzione più scontata. Wilfredo con sopra, che ha attaccato sopra il palleggiatore tra virgolette basso, ma Bertoli è un buon giocatore di muro. Il cubano a servizio, in salto net c'è Diamantini a fare guardia, poi Nikolov non riesce a chiudere la pipe. Leon a castigare la Lube, sorpasso, senza castiga immediatamente la squadra di Civitanova, più uno Sirsappi Susa. Jaime Herrera, Nikolov in difficoltà di ricezione, c'è niente, la appoggia là in quattro, la può attaccare Nikolov, va a palleggiare Semino per Leon che schiatta un colpo stratosferico avanti in questo secondo set. La ricezione è precisa, Giannelli palla veloce per Leon che non sbaglia, 13-11. Giusto timing tra lui e il palleggiatore. Guardate questa palla qui, Kimban. Terzo set, ricordiamo, avanti Perugia 2-0 con Giannelli che va a affrontare quel pallone su Keita, palla difficile, allora Mosic sulle mani del muro, si può rigiocare, Rafael spinge di là, Colaci in appoggio per Giannelli, la pipe di Leon, quasi bassissima questa pipe di Leon, almeno la percezione in diretta. Un buzzer-in. Giocherà al centro dietro. Mentre c'è Rafael con una palla flottante ancora su Leon, Giannelli cerca la pipe con Seminuk, c'è Rafael in difesa, Gaggini può servire Mosic, palla difficile sopra il muro, Seminuk da ultimo uomo attento, Giannelli cambia tutto per Rikliski, si ferma solo un attimo, Leon attento in copertura, Giannelli ancora per Rikliski, da fermo, Rafael difende e poi butta di là il pallone Mosca, un po' di proteste. Per Verona non è mai semplice per l'allenatore, la scelta saggia quella di continuare. Guardate l'opposto, quanto è in centro rete da aiutare questa palla qui che è giocata da Leon. E Pinali va in battute. Giannelli e poi subito Leon che si trova una palla vagante. Tempo del palleggiatore di Emma Villas. Botinski in ricezione, Leon questa volta passa sopra Ardo che resta però comunque nel veniale. Non proprio, sono rimasti in campo per Perugia. Leon intanto è rientrato, l'avete visto e sentito. E centrale.
Allora, quindi i due centrali per Perugia sono Flavio e Russo, gli schiacciatori Plotinski, Leon. Ha una mano per Leon che gli rende anche in centimetri. Ricezione e poi l'attacco subito a mostrare di che pasta è preciso e violento. Uno pari, Flavio, centrale di Perugia. Leon per Wilfredo Leon. Chiaro che forte su giri corre, pallone che si penna, allora invece consegna ancora Gabi Garcia sulla Maide, pure si può rigiocare Leon. Adesso torna nuovamente mini break per Perugia, più due, cambia il registro in battuta. Decisione forte su Leone, attenzione in mano a Giannelli, senza muro, una scelta in attacco che porta punti, la lunga Anza su Sole, attacca Leone, a Kovar dritto per dritto, Camille Ricchetti sull'esterno, Marlo Jant, per Marlo Jant questo inizio partita, Jant ad uscire su Leon, Giannelli va in quattro dallo stesso Wilfredo Leon, passa in mezzo tra De Cecco e Robert Landissimo, tre pacchiare, due punti consecutivi a firma di Wilfredo Leon ed ora contro uno ancora Anzani, importante sempre in quella zona, adesso anche questa volta Leon, braccio velocissimo e questa è una palla da libri di scuola. Molin avanti a più 3, Dragan Travis al servizio sul capetto che tiene molto bene Giannelli, Bruno cerca Stankovic, confusione, Bruno la butta di là, Giannelli sale alto per Leon, che frustata quella di Leon, il muro per la difesa contrastare questa azione, Giannelli ha fatto saltare. Battuta affrontante di Stankovic su Anderson, Giannelli sale in alto, serve Ricchetti, c'è la difesa di Nimir, Bruno d'Angapetta appoggia sul muro, Colaggi ci arriva, può rigiocare Ricchetti da Leone, pallone difficile, ci arriva Angapetta in difesa, Nimir, pallone ancora vivo sul campo di Perugia, una free ball, Sole, Giannelli per Leon, sale altissimo la frustata di Wilfredo Leon, vale il 3-2. Per trovare questo punto, colpo d'attacco perfetto di Leon che ha chiuso l'azione dopo un paio di difese invece di giallo-blu incredibili, che il pallone doveva andare sul campo avversario, l'hanno alzato come se fosse un secondo tocco. Bruno a giocare proprio Leon, pallone perfetto nelle mani di Leon, mamma mia, la pipe di Perugia funziona bene, una delle poche pipe che sono viste in queste due partite almeno finora, è una delle cose che è mancata probabilmente alle due squadre, che è una coppia esperta per gestire la partita che per il momento è spettacolare e basta, senza sottintesi. Wilfredo Leon a tal proposito schianta la prima diagonale alla Leone della partita, che non ha avuto problemi di intuizione delle intenzioni di Giannelli, eppure diagonale ha tanta qualità come sempre. Matthew Anderson va a servire da Raffaelli che ci arriva, Baranovic sceglie l'attacco di Sarabia giocato dal muro, Anderson, Giannelli per Leon, la chiude Wilfredo Leon, conquista la prima partita, gara. Tinoli in battuta, forte su Plotinski, Giannelli per Ricchetti, il muro difeso da Plotinski e poi l'attacco out di che manda quindi in battuta Flavio. C'è Lisinas al servizio lungo da Semino che tiene Giannelli per Leon, altissimo, fortissimo via di Leon su quel pallone.
3 su 3 diagonali diverse, quasi nessuno sulla parallela. Da Luciano 9-6 Semenyuk. Giannelli vuole Leon. Leon si apre il terzo set con Herrera in campo al posto di Kamil Rikliski. Come abbiamo visto nel set precedente, Herrera confermato. Pallone che scende corto da Colaci, che ci arriva Giannelli per Leon. Pallonetto di Leon, giocoleria per il polacco.